e siamo tornati in Sibiglia.
dopo un'ora, sempre loro protagonisti con due inediti, doppio titolo italiano, due volte campione d'Italia per il Circo Nautico Stabia. Eventi speciali, ragazzi, com'è andata? Molto bene, abbiamo visto una bellissima gara, faccio molto affiatato, un bilancio di questa prestazione. Sono tutto da ringraziare anche a voi, anche a Vincenzo e Francesco, che in quest'ultimo mese ci ha insegnato molte cose. Com'è la ricarica di campioni del mondo? Sicuramente è un'esperienza positiva, perché ci hanno fatto crescere molto, con consigli e suggerimenti e anche incitazioni. Ma l'anno prossimo andiamo a vincere il campionato del mondo insieme. Sarebbe bellissimo, però ci impegneremo. Noi abbiamo lanciato pure questo messaggio. Staremo a vedere cosa succederà. Complimenti ragazzi, voi vi abbiamo già sentito questa mattina. Andiamo a mettere la maglia, la seconda, per voi, così la potrete regalare anche alle fidanzate e poi la premiazione. Bene, grazie Luca, noi ecco, ci portiamo, siamo con l'arbitro della finale di Coppa femminile. Quattro gli equipaggi, Coppa Residenze in acqua 1, Cagioni, Ferrara, Fossi e Lucini, Marcate, in acqua 2, Romei, Romei, Penardi e Calabresi. In acqua 3, la Padova, come Fassonato, Pignano, Coppi e Derbe. In acqua 4, la Carogia di Trezio, Pagliocenti, Coppi, Colombo e Matemi. In acqua Pisi, la Carogia di Giussuna per questo titolo di Paio. In evidenza vediamo la Carogia di Padova, Padova con all'esterno la Carogia di Trezio che fa parte proprio in questi ultimi 250 metri ad attaccare la Carogia di Padova, Pagliocenti, Coppi, Colombo e Matemi. Per la Carogia di Padova fa solo la verità. Grazie.